ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto il mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite. E che vi aspetto anche su Instagram, MikiMakeup79, ma come al solito sotto nell'info box trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social e trovate anche il link della mia amica Fortuna, a cui mando un bacione grande, del canale Fortuna Fashion in Makeup, perché questo è un video in collaborazione con lei che facciamo ogni mese e è sui nostri prodotti finiti per quanto riguarda il beauty. C'ho un saccone gigante e quindi direi di cominciare un po' e vado random e prendo i prodotti che ho terminato, poi li lancerò sul letto, facciamo un bel lancio dei prodotti. Allora, abbiamo finito il collagen, questo della Prozis. Mi sa che sì, ce n'è un altro e abbiamo fatto appunto, lo prendevamo sia io che Diego, questa cura con il collagen in polvere e questo ha dentro il magnesio, la vitamina C, fa bene insomma per quanto riguarda unghie, capelli, ciglia, infatti mai avuto le ciglia così belle da quando ho preso lui, ma fa bene anche per quanto riguarda la cartilagine e i muscoli, infatti io quando mi allenavo avevo sempre un problema al ginocchio, come ho fatto la cura con loro è sparito, quindi sono fantastici. Adesso ci interrompiamo un mese e quindi poi riprendiamo ad agosto a prenderli, sono fantastici veramente. Quindi ecco l'altro, 3, finite le strisce depilatorie, queste della Sienna. Non sono un granché perché con una striscia ci fai poco, mentre magari con quelle là di Yvette con una striscia la utilizzi un po' di più, però io se mi servono e sto da Lidl le prendo. Poi il sapone intimo, questo della Sienna, questo qua lozione detergente intima per uso quotidiano con aloe vera e questo è davvero buono, infatti lo prendiamo spesso, a meno che non vado da Dicotà e lì c'è più scelta per quanto riguarda l'intimo bio, però se mi serve l'ho finito, questo di Sienna è davvero molto buono perché è delicato e lascia questa sensazione di freschezza che in quelle zone è utile e quindi è davvero buonissimo, in più è un 500 ml e costa anche poco. Poi sempre per quanto riguarda Lidl ho finito lo scrub corpo della PH Bio, questo qua era la nocciola, molto delicato come scrub, aveva questo profumo di nocciola comunque buono, però è davvero molto molto delicato, io preferisco più il talasso tipo quello anche di Eurospin che ha un'azione più tosta, quindi però tutto sommato buono anche questo, non era male. Poi ho finito l'emulsione ossidante con olio di argan per quando faccio la tinta, questa a 40 volumi, mi rimbarzano, c'è il letto, maschere viso ne abbiamo in abbondanza, ho terminato questa qua dell'Active Actimask, buonissima, era peel off, quelle là nere, però non faceva male, quindi questa sicuramente se la trovo la riprendo perché mi è piaciuta un sacco. Ho finito questa della Bioven, la Pink Peel Off Mask, ma sinceramente questa la trovo un po' dolorosa, quindi non mi ha fatto impazzire. Ho finito la maschera per i capelli al kiwi della Vital Care, buonissima, pure questa come posso le riprendo perché mi piacciono davvero tanto, poi se riesco ne voglio prendere un po' per quando magari vado in vacanza, così senza che mi porto il bibitone, mi porto una scorta di quelle e sto a posto. Colluttorio Oral-B, denti e gengive, questo era senza alcol e ci è piaciuto moltissimo perché comunque ti dava questa sensazione di pulito, però non avendo l'alcol al suo interno non dava quel pizzicore che magari alcuni hanno. Poi maschera al viso, questa dell'Avon, questa era con foglio di cica e mi è piaciuta moltissimo, aveva un effetto bello idratante, quindi l'ha assorbita tutto, i principi attivi che c'erano sul tessuto la mia pelle l'ha proprio assorbiti alla grande, quindi davvero buona anche questa. Aspettate che ho messo sulla palette nuova, via. Ok, poi dischetti della Sienna, ce ne saranno diversi spazi nella busta, salviettine queste di risparmio casa che erano con aloe vera e olio di mandorla, erano buoni, soltanto che l'unica pecca era l'apertura che da un po' si stacca l'adesivo e quindi si asciugano le ultime, quindi solo quello, però erano buone.
terminato anche queste della Sienne che erano ai tamponi, mi sembra. Al lampone, sì, buone, mi sono piaciute moltissimo queste. Spero che ogni tanto le rimettono nei prodotti per la cura del viso, perché mi sono piaciute. Poi altro colluttorio, questo della pasta del capitano, questo ci è piaciuto un sacco, è uno dei nostri preferiti, quindi quando vado da Dicotà lo prendo sempre. Finita anche della Sienne Nature la crema corpo fluido al latte d'asina bio. Questa è stata davvero un'ottima crema, molto delicata, comunque si assorbe in fretta e era anche piacevole da sfarmare perché aveva una consistenza delicatissima, quasi setosa, quindi mi è piaciuta davvero tanto. Anche questa è una linea che mi è piaciuta e quindi se ritrovo al Lidl la riprendo. Finito anche questo della Natura Oil, il latte corpo nutriente con olio di cocco bio, questo ci è piaciuto, noi d'estate amiamo, anzi pure l'inverno, amiamo tutto ciò che ha il cocco. Quindi questa ci è piaciuta moltissimo, l'avevo trovata da Idea Bellezza a 2 euro mi sembra. La nostra amata Cocco Bio, questa la prendiamo sempre perché è fantastica, meravigliosa, davvero. Poi ho buttato un po' di... vabbè, c'è una matita che mi è andata a finire qua dentro. No, vabbè. Ho finito le veline, quelle là del Lidl. Due gel, questi qua per le sopracciglia della NYX, che io li utilizzo sempre. Ho dovuto cestinare questo qua della NYX, che è il Vivid Bright Liner, perché essendo passato comunque un anno, vedete come si è acconciato, si è seccato e quindi è da cestinare. Due colle per le sopracciglia che sono finite, seccate, quindi cestinate. Altre salviettine, queste della Fria Utility Baby, e queste erano con aloe ed estratto di miele. Queste, con tutto che avevano l'apertura così adesiva, sono durate molto di più rispetto a quelle del risparmio casa. Finita la tinta, questa qua, la Pearl Color, il colore era 12.1 super schiarente cenere extra, che però a me non andava a schiarire benissimo, adesso ne ho trovata un'altra molto più schiarente. Ho cestinato la mousse balsamo sotto la doccia, questo qua di Pantene, perché era da un po' che ce l'avevo sotto la doccia, manco lo utilizzavo più, quindi meglio cestinarlo. Comunque era buono come prodotto, per chi ha il capello grasso come me lo consiglio. Abbiamo finito doccia schiuma all'argan e jojoba del Affinity Care, questo qua era buono, aveva un profumo delicato, lasciava anche la pelle bella morbida, quindi anche questo... caduto in piedi, un buon prodotto. Ah, collagene ne abbiamo 3-4, quindi un altro barattolo di collagene. La mia amata maschera, questa dell'ultra dolce della Garnier allo yogurt al latte di mandorla nutriente, questa la amo follemente, ce n'è un'altra sotto la doccia che sta per finire, amore puro, questa è la mia maschera preferita per quanto riguarda i capelli. Poi shampoo ultra dolce Rituale d'Argan, mo mi è uscita un po' di maschera quella là rosa, l'ha macchiato, però questo è buonissimo, ha un profumo pazzesco, è super nutriente per i capelli, quindi dopo che lo utilizzi li lascia proprio belli idratati, e morbidi, profumati, cioè veramente buonissima, mo follemente l'ultra dolce. L'altra maschera, quella che ha macchiato tutto. Finito anche il balsamo del Rituale d'Argan alla crema di mandorle e olio d'argan del Marocco, buonissimo anche questo, è una linea che mi piace davvero tanto, ma io sinceramente amo tutti gli ultradolci, quindi qualsiasi ne provo mi piace, anche se quelli i miei preferiti sono quelli là al latte di mandorla, quelli sono proprio il top. Poi ho cestinato il balsamo elasticizzante, questo di Natura Oil, perché per lo stesso motivo del balsamo, quello di Pantene spuma, mentre lo shampoo l'ho finito. Questo c'è ancora, ma tanto non lo utilizzo, è passato un po' di tempo, quindi preferisco cestinarlo. Finito l'acqua micellare della Cosmia, a me questa piace tantissimo, strucca perfettamente occhi e labbra in poco tempo, non brucia e rimuove qualsiasi tipo di make up, è comunque abbastanza delicata, quindi ottima veramente. Questa, come posso, la voglio riprendere.
Ho terminato della Sauber Deo Care. Questi della Sauber sono i miei Deo preferiti. Adesso ne sto provando uno nuovo che ho comprato da Acqua e Sapone e mi sta piacendo tantissimo anche quello. Dentifrici, abbiamo questo sbiancante di antica erboristeria e devo dire che mi è piaciuto tanto anche questo. AZ 3D White 3 in 1, anche questi sono ottimi. Altra maschera mono al mango, buonissime queste della Vital Care. Shampoo all'ortica, questo io lo adoro, ce n'ho già ancora uno sotto la doccia e li alterno comunque a quelli dell'ultra dolce, fantastico, lo amo. Un'altra, mamma mia, questa maschera rosa ha fatto un casino. Un'altra crema corpo idratante Cocco Bio, tutta impiastrecciata dei residui della maschera perché poi non si acchiappava più, poi faceva male, quindi via. Gli ha fatto la maschera anche a loro. Detergente intimo, questo della Sienna Tour con menta e malvia bio, anche questo ci è piaciuto molto, molto delicato, comunque lasciava una bella sensazione di freschezza, quindi promosso anche questo. Poi ci sono, vabbè, ho finito le spugnette che uso per rimuovere il trucco, quelle là in spugna della Seta Blu, e ho provato un po' di campioncini, questo qua era il shampoo della Madara, però ci vuole più, cioè dovrei provarne più prodotto per poterlo giudicare. Altri pads, acetone classico, quello che si trova un po' ovunque, vitamine che prendiamo da Eurospin, queste sono vitamine minerali con l'integrazione completa, ci troviamo bene, sono buone e niente, quindi ottime. Il mio smacchiatore Avio che uso per pulire i pennelli. Ho finito il fondo NYX, quello della NYX, lo Stay Matte Button Flat, che questo so che a luglio usciva fuori produzione, quindi non si troverà più, ahimè, peccato, un gran bel fondotinta. Ho finito anche l'Acqua Care, questo era un detergente per il viso con acido ialuronico, sempre della Cosmia, buonissimo anche questo. Io vi consiglio i prodotti della Cosmia, si trovano da Ocean, costano poco, ma sono davvero ottimi, mi piacciono tantissimo. Ho terminato il tonico, quello al retinolo della Pixi, che dire, i tonici della Pixi sono meravigliosi, li amo follemente. Questo qua aveva un'azione riparatrice anche per quanto riguarda le rughe, quindi fantastico. Una matita nera, la maschera all'argilla rosa della Sephora, mi piacciono tantissimo, tantissimo le maschere queste qua di Sephora, sono davvero ottime. Cestinato una tinta labbra della Lingerie di NYX perché si è seccata, quindi via, è diventato pure un po' blu là, non so perché, meno male io ogni tanto le controllo, le apro e le controllo. Poi un altro Vivid Bright arancione, un'altra maschera al mango di queste mono della Vital Care. Ho cestinato, perché è terminata anche la della NYX, la Studio Photogenic, la cipria, questa qua che era in polvere libera trasparente, mi piaceva quella cipria, quando l'applicavi ti dava una sensazione quasi di bagnato e di freschezza, quindi quello mi piaceva molto. Poi Cosmia, ho finito le salviette queste qua struccanti, e queste erano per freschezza, pulisce e lenisce da pelli miste e da normali a miste, terminate anche queste, mi piacciono quelle da Cosmia, quindi lo dirò sempre. Terminato anche della Pixi il Glow Tonic Cleansing Gel, questo era un detergente struccante, aveva un profumo di frutta super goloso, rimuoveva perfettamente il make up, comunque non seccava la pelle, quindi veramente fantastico, viva la Pixi. Poi ho terminato dell'ultra dolce il mio amato shampoo latte di mandorla nutriente, questi sono quelli che amo di più, come vi dicevo prima, lo shampoo è buonissimo, ce n'è un altro sotto la doccia, meravigliosi veramente. Poi ho cestinato questo balsamo nutriente con olio d'argano e jojoba per lo stesso motivo delle altre cose, perché era un po' che ce l'avevo e non lo utilizzavo, quindi preferisco cestinarli dopo un po'. Altre salviette, queste qua della Cosmia arancioni, sono
cioè sono fatti tipo con una trama a nido, che vanno a fare una sorta di scrub sul viso, sono fantastici per chi ha la pelle grassa, queste almeno una volta, no, una volta un mese sì e uno no, le consiglio di prendere, perché vanno proprio a fare una pulizia sul viso molto più efficace rispetto alle solite salviette, quindi ottime. Poi abbiamo finito anche questo shower gel che mi era stato regalato in un kit da mio fratello a Natale, buonissima questa linea, ho anche il profumo che sono davvero molto buoni, si trova Risparmio Casa. E poi abbiamo finito queste che sono le carnitine, e sono delle pillole che prendevamo 15 minuti prima di fare sport sia io che Diego, e che in pratica aiutavano, perché il corpo dopo una certa età magari rischi che prima di un'attività fisica vada a prendere le energie da bruciare da muscoli o da altro, e prendendo queste pillole prima dello sport il corpo le va a prendere dalla ciccetta, diciamo, insomma dai depositi di grasso, e quindi non va ad intaccare i muscoli o altro. Quindi prendevamo questa, adesso pure con queste c'è una pausa di mese e poi ricominciamo tutto quanto. Quindi questi erano tutti i miei beauty finiti, sì, tutti i miei beauty, tutti i fini prodotti beauty finiti del periodo. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia come al solito. Mi raccomando, passate a vedere anche i prodotti finiti della mia amica Fortuna. Ecco, mando un bacione grande, grazie, so che voglio un mondo di bene. E niente, io vi mando un bacione grande anche a voi, e se vi va, ci vediamo la prossima volta. Ciao!